Segui Class Source TV Web Check. Incontreremo medici ed esperti del settore che ci insegneranno come prenderci cura del nostro cavallo attraverso le vecchie tradizioni e le nuove tecnologie della veterinaria. Web Check, lo spazio dedicato al benessere del tuo cavallo. Una piccola dimostrazione pratica ci farà ora capire cosa succede durante un trattamento di agopuntura. Allora, dopo una prima parte teorica, siamo qui con questa cavalla da salto. Le metteremo alcuni aghi per fare una piccola dimostrazione pratica di che cosa vuol dire fare un trattamento di agopuntura. Iniziamo con un primo ago che le metterò sull'osso frontale a livello sulla linea mediana. È un punto molto importante perché è un punto di sedazione, è un punto che in alcuni cavalli corrisponde proprio con il remolino. Ok, è importante quando si fa un trattamento di agopuntura approcciare il cavallo sempre con molta delicatezza e con molta pazienza per farsi accettare dal cavallo. Il trattamento dell'agopuntura non è doloroso in sé, però ci sono dei cavalli molto sensibili a qualsiasi tipo di manovra, per cui è sempre importante approcciarli con molta calma. Poi mettiamo un altro ago sempre con un'azione sedativa. È un punto che si utilizza anche in digitopressione ed è sull'arto anteriore al di sotto della castagnetta. Anche questo ha un'azione sedativa. Poi proseguendo ne mettiamo un altro sempre ad azione sedativa, ma questo è un punto molto importante che si chiama Baiui sulla groppa ed è un punto che aiuta molto il cavallo, prepara il cavallo diciamo al trattamento di agopuntura. In genere un trattamento dura dai 15 ai 30 minuti, però dipende dalla condizione patologica che si sta trattando e dal soggetto. Un altro punto importante che mettiamo è un punto che si trova a livello dell'area della grassella. Questo è un punto molto importante che si chiama Susan Lee, ho chiamato anche stomaco 36 ed è un punto localizzato proprio sul meridiano di stomaco. I meridiani, secondo la medicina tradizionale cinese, i meridiani sono dei canali energetici che scorrono lungo tutto il corpo. All'interno di questi canali l'energia scorre in modo fluido e mantiene l'organismo in equilibrio e in salute. Quando questa energia si blocca, viene meno oppure in eccesso, si instaura il processo, un'alterazione che poi, se non trattata, diventa patologia conclamata. E ecco perché l'agopuntura viene considerata una medicina preventiva, perché può intervenire su quelle che sono le alterazioni patologiche prima che diventino patologia vera e propria. E proprio perché l'agopuntura tratta il soggetto nella sua interezza oltre alla patologia singola, non è detto che trattare un punto su un meridiano di stomaco si stia lavorando solo sullo stomaco, come in questo caso. Stomaco 36 è un punto considerato panacea, nel senso che è un punto molto studiato, perché è un punto considerato panacea, nel senso che ha un effetto antalgico molto importante, quindi è un punto che si può utilizzare in generale in tutti i trattamenti per qualsiasi tipo di patologia. E è uno anche dei punti più dimostrati dal punto di vista proprio del rilascio dei neurotrasmettitori.
No, questa è una cavalla che in particolare è già stata trattata, viene trattata non per una patologia in particolare, ma perché è una cavalla molto calda e molto emotiva in concorso, motivo per cui a lei vengono messi prevalentemente punti di sedazione. E, a questo punto sull'osso frontale, che è appunto un punto di sedazione, ripeto, ne aggiungo altri tre che hanno sempre un'azione sedativa. Questo è il primo. Lei è una cavalla in particolare che accetta molto, molto bene gli aghi, per cui è anche facile trattarla. Alcuni dei segni che possono, che indicano il fatto che il trattamento sta dando buoni risultati, per esempio l'abbassamento della testa, l'abbassamento anche della palpebra, quindi un'espressione proprio molto più tranquilla del cavallo. Prima lei era molto più attenta a quello che succedeva intorno, ai rumori, adesso invece è molto più tranquilla. Oppure altri segni importanti possono essere per esempio il masticare, come sta facendo adesso, oppure anche la posizione delle orecchie. Un altro segno che si può osservare è lo sbadiglio piuttosto che il respiro profondo, e sono tutti segni legati all'attivazione del sistema nervoso, prova del fatto che il trattamento di agopuntura va a stimolare e attivare una serie di processi neuroendocrini. I trattamenti che vengono fatti dipendono ovviamente dalla condizione patologica. Quando si trattano patologie acute è necessaria una frequenza maggiore dei trattamenti, quindi in alcune condizioni patologiche, quali per esempio la paralisi di un nervo, possono essere necessari anche trattamenti giornalieri. Le frequenze vanno di solito da 1 a 3 trattamenti alla settimana per almeno 4-5 settimane. Nelle patologie croniche invece è importante fare magari trattamenti meno ravvicinati ma più prolungati nel tempo. 15 minuti per lei sono passati, lei comincia a manifestare, a dirci che il trattamento è terminato, per cui le togliamo gli aghi. Gli aghi tendono anche ad uscire da soli verso la fine del trattamento e lei ha terminato, quindi la possiamo riportare in box. Sottofondo sentite la nostra musica preferita, che è un po' l'inno della Maremma, che si intitola Maremma Amara. È una canzone che parla proprio della nostra terra. Sapete, la Maremma è un lembo di terra che ha una storia molto particolare legata al lavoro, alla palude, alla bonifica delle paludi. Questa stessa terra qui a Roselle è stata per anni bonificata dalla palude. I lavoratori venivano un po' dal centro Italia, dall'Appennino tosco-emiliano, sono venuti dal Veneto negli anni 30, vari popoli, varie persone si sono incontrati e hanno lavorato affinché la Maremma abbia avuto questo aspetto, quello di oggi, un aspetto sano, florido, di un'agricoltura rigogliosa. Liebe Gäste, wir begrüßen Sie ganz herzlich hier auf dem Landgut Marukatone. Mein Name ist Monika und ich möchte Sie auf Deutsch heute Nachmittag durchs Programm führen. Kann ich mal ein Zeichen bekommen zu unseren deutschsprachigen Gästen? Deutschsprachige Gäste unter uns heute Nachmittag?
keine Zeit für okay. Ich wünsche euch trotzdem viel, viel Spaß und das eine oder andere werde ich mit Sicherheit Ecco il primo lavoro da fare prima dell'incellaggio, è proprio la bruscatura. Attraverso questa operazione il nostro Fabrizio controlla tutte le parti del cavallo, del corpo del suo orce, per garantire una cavalcatura sicura sia per se stesso che per l'animale. Infatti qualsiasi impurità potrebbe fiaccare, si dice, potrebbe creare delle abrasioni sulla pelle del cavallo e provare il dolore. Quindi è molto importante la pulizia del cavallo. Poi vedete il controllo delle zampe. I zoccoli spesso possono accogliere sassolini, umidità e portare con attenzione al piede del cavallo. Lo stesso modello, i tendini, la groppa viene controllata affinché non ci siano dolori nella schiena del cavallo che deve sopportare un leone di cavalcatura. Ed ecco che il nostro Fabrizio mette la sella, una scaffarda, una sella inventata, proprio costruita da un tenente colonnello dell'esercito italiano nella prima guerra mondiale. Ha preso spunto dalla sella inglese unendo un po' le forme della nostra sella marimbana. Ecco, entrano in campo il piccolo Samuele e Federico per avere una cronologia proprio della evoluzione della sella scafarda. La scafarda che monta Fabrizio oggi è il risultato, diciamo, di una storia che parte dai tempi antichi, si parte dal Medioevo con la bardella. Ecco, Samuele, fatti vedere con la bardella, fatti riconoscere, Samuele è il cavaliere più giovane e monta l'Iperizia. Vi fa vedere la bardella, una sella molto comoda per il cavaliere, un po' meno per il cavallo perché copre, diciamo, molta parte della schiena del cavallo, è anche pesante, però è una sella molto sicura e soprattutto adatta per le percorrenze faticose. E cresce il nostro Federico fai... ok, bravo, grazie. Samuele impara da Federico, il nostro Federico invece monta una sella maremmana con un pallino, che è una sella, vedete, un seggio vero e proprio, un pallino d'arcione che consente proprio di tenere la cavezza, tenere l'acciaia, tutto ciò che serve, gli attrezzi del mestiere del buttero. E la sella maremmana con pallino invece viene probabilmente dall'invasione spagnola di Maremma, siamo nel 1500, secondo la metà del 1500, quando in Maremma c'erano gli spagnoli, uno stato dei presidi spagnoli. Quindi le selle raccontano anche loro la storia dei butteri di Maremma. Sei partito. Tu, tieni tu, io mi servo. Oh, guarda, si muove, credo. Oh, eccolo il nostro Marco. No, aspetta. Ormai l'ho fatto partire. Oh, dai, ciana. Oh, vedo. Aspetta che mi metto la mano in qualche punto. Dove la devo mettere? Tieni, mettene le mani forse verso il collo. Qua. Aspetta. Io mando, ma come cazzo sta tanto? Io, allora, io lo faccio sempre sui muretti, se non è un po'. No, ti giro le gambe a lungo.
Io forse le giro. Io salgo sempre su muretti, è normale per me salire. Sì. Io ho messo. Oh, io l'altra volta mi ha detto. Ma non riesco a salire più questa cosa. Non ci menava chi di noi c'è sta panza. Mi ha detto. Ok, Rami. Bella. Sì, fai finta che vivi il motorino. A tiro, a destra, tira a sinistra. Vai, 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 io non tiro. Questo è sotto. Ah, mina chi gambe, mina chi gambe e tira. Voglio un colpetto così della corda e tira quelli da. Mo vogliamo. Via Tosta, avvicinati, San Silvestro, forza. Veniamo sotto, forza. San Silvestro gira a cavallo, Torretta, avvicinati. Via Tosto, piano, piano. Torretta, avvicinati. Piano, 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 piano. San Silvestro gira a cavallo, San Pietro, Torretta torna sotto. Forza, piano, piano. Via Tosto gira a cavallo. Siete girati, tranquilli, tranquilli. Dove andate? Quindi, tranquilli, dove andate? Quindi, tranquilli, dove andate? Quindi, tranquilli, dove andate? 2 anni cavalcato a pelo da Jonathan Bartoletti, ha forzato il canapo, la corda pesante un quintale che il mossiere molla alla partenza. Il cavallo è ricaduto. Ha forzato il canapo, la corda pesante un quintale che il mossiere molla alla partenza.
Thank you.
Ma
Vai già mai. No, mi stavo attendendo. Facci! Quante volte te l'ho detto io, fammeteli fare, non ci credi. La prossima volta mi fai un video. Fidate, no? C'è anche un altro tipo di attrezzi, e mo, oggi per la sagra sono questi. Se volete tenaglie le cucine larghe, capito come? Risolta. La costa io con questo. Bravo. Ho finito, eh? Finito, bravissimo. Oggi da questo.